Lori del Santo grande protagonista, completamente riscoperta e rilanciata grazie al web, alla serie Teledi2. Un piccolo cult, seppur trash, che trova la sua naturale collocazione in un programma come Domenica Live. Recitato male, girato peggio, con Teledi2 Lori del Santo sembra essersi ripresa una rivincita. Lori del Santo prova a strappare qualche medaglia. È uno dei film più cliccati della storia del film. Tra i protagonisti c'è anche Maccio Capatonda, vero baluardo del web. La sua presenza è stata poco capita ed apprezzata dal suo pubblico, ma intanto Lori del Santo ha vinto ancora. Regista, sceneggiatrice, costumista, montatrice, responsabile delle luci, qualsiasi cosa è fatta da Lori del Santo a suo dire. E l'attrice lo conferma nel salotto di Barbara d'Urso, dove ha presentato anche Marco, il suo nuovo e giovane ragazzo. Con lui è andata a conoscere i suoceri, i genitori di lui a Napoli. E le telecamere di Domenica Live hanno documentato tutto. C'è stato un grande pranzo in stile napoletano. Il menù è stato ricco. Spaghetti con le vongole, pizza, salsicce e friarielli. Un vero e proprio colossal della cucina, per restare in tema con il mondo di Teledi. Le polemiche con Cristiano Malgioglio. In una delle puntate del Chiambretti Grand Hotel, ci fu un'aspra polemica tra Cristiano Malgioglio e Lori del Santo, rea di essersi paragonata a Paolo Sorrentino. Non mi piacciono queste cose, amo il cinema ma a me Teledi non piace. E non metterti a paragone con Paolo Sorrentino. Cristiano Malgioglio, nel commentare il sequel di Teledi, ha detto a Barbara D'Urso. Esce Teledi 2? Ok, allora vincerà sicuramente un Oscar. Lori del Santo chiude la polemica con l'autore e cantante con una profezia. Mi ha augurato di vincere l'Oscar. E chi lo sa, magari ci riuscirò. Chi se ne frega.